Ecco, c'è una roba, è uno che fa le cose senza soldi, anche sto film qui, soprattutto le location, si vede che sono molto, molto Sono cheap, sembra. interni, molto semplici. Sì, A volte usa il sogno, sembra. l'onirico per risparmiare. Sì. Hai visto, no, la finestra? Ci sono spesso delle finestre che con i colori particolari, in un'occasione, cioè all'esterno, in un'occasione è un sogno, che okay, in un'occasione non è un sogno, è chiaramente in studio senza nemmeno preoccuparsi di mettere dei Sì. filtri, però funziona. C'ha Sembra questo come nelle trucco onirico sitcom, alla no? Yuzna Gordon, sai, The Dentist mi ha ricordato un po', e Sì, questa è cosa assolutamente un film strana. alla Stuart Gordon, sì. Esatto. E anche sai, nell'escalation un po' delirante degli eventi, anche che presi, vengono presi come difetto spesso, ma potrebbero essere anche probabilmente una sorta di tributo volontario barra involontario. Il fatto che l'ispirazione fosse Stuart Gordon, forse anche dichiarato dall'altra protagonista femminile, che è Barbara Crampton, che Esatto. era già in From Beyond, Reanimator. Bisogna dire che Barbara Crampton, nonostante i suoi 64 anni, più di 10 anni di Ethergram, è pure una bella Si donna. difende benissimo, sì. Sì. Io Probabilmente hanno sbaglio. fatto un patto col demonio, visto anche il tema del film, è Io grande, sì. anche, insomma, sono delle gran fighe di loro. Ma io Barbara Crampton l'ho incontrata al Festival di Sitges una volta, però non l'ho riconosciuta Beh, io e ho neanche fatto l'avevo una figura di riconosciuta, merda. sinceramente. In questo film qua non l'avevo assolutamente riconosciuta, te lo giuro, zero proprio. Sì, no, Poi a infatti non. letto. Ma anche perché non ha un volto molto, se la prendesse, però non ha un aspetto molto riconoscibile. C'è una bella donna, obiettivamente, è sempre una bella donna, però è un po', non lo so, anonima, mentre Ethergram la riconosce tra mille. Ethergram è molto particolare, Sì, sì. E Ethergram poi. poi Ethergram che è racconta anche di non brava. aver problemi a, insomma, di utilizzare per fare, no? Carriera, non credo in questo caso. Io devo dire, quando ho iniziato questo film qui, ho iniziato a guardare, ho pensato che il regista fosse il personaggio di l'attore che fa il personaggio di Asa, che ho detto, vabbè, questo ha fatto sto film per poter mettere le mani addosso a Ethergram. In Sì, tipo realtà non è così, non è un lui, John sogno Lynch. MILF, tipo, Sì. sai, considerando che è piuttosto giovane il protagonista, come si chiama? Aspetta, che è anche molto bravo, secondo me. Si Judas chiama Giuda, perfetto My nome, tra Guy. l'altro Lewis, tipo, che Judas. sarebbe Asa nel film. Sì. Asa, si sente sempre dire Asa di Asa, Gregorio. Asa. Sì, no, tra l'altro c'è una cosa che hanno fatto bene, cioè loro ripetono nel film spesso i nomi dei protagonisti. Lei si chiama Elizabeth, quell'altra si chiama Daniela, Sì. e il marito si chiama Edward, Eddie, li ripetono spesso. Esatto. Asa, cioè, noti sta cosa, dice, ma perché ripetono spesso i nomi? In realtà per farteli entrare in mente, perché a un certo punto Sì, si sì, sì, sì. incasina il Si film, incasina cioè tutto, si incasina il film e quindi tu rischi di non capire più chi è chi. Perché? esatto. Perché è un film che gioca con le identità. Suitable Flash, appunto. Sì. Infatti, vabbè, come tanti. È un sottogenere di film, cioè, è impossibile non parlarne. Bisogna dire, cerchiamo un altro po' di girarci intorno, ma presto arriveremo in zona spoiler, però praticamente lei è una psichiatra, la dottoressa Ethergram, Elizabeth è una psichiatra, vive con il marito, capito che ha messo questo qui che è proprio, sai, mi sa che il tizio è l'attore che si trombava. Jennifer Tilly in Liar Liar, cioè un tizio con un mascellone bello grosso, capito che tu ti aspetti che sia un trapanatore, vabbè, comunque quindi ci sono tutti questi riferimenti sessuali al film, non è che noi siamo dei maniaci sessuali, cioè magari lo siamo anche, però il No, punto è però che il il film. film è molto, 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 come si dice, improntato. Cioè, il sesso è una Ormai è componente sul sesso, fondamentale nel sì, è un film. film sul sesso, sicuramente è uno. Era un po' che non guardavo dei film horror, non so se definirlo body horror, basato proprio sul sesso, no? È un po' No, è come. molto, molto carnale, anche Suitable Flash ha anche un doppio connotato, non solo quello di cui appunto adesso siamo ancora in zona non spoil, ma anche la carne, cioè il piacere e
Vabbè, insomma, l'insinuarsi del male di questo film è molto. È attraverso. C'è anche una scoperta del sesso da parte del male che è molto interessante, secondo me, nel film. Legato Del alla genere, sessualità. sì, che è anche un escamotage poi per adeguarsi, diciamo, tra virgolette, ai tempi, diciamo, di mettere al centro la donna come, diciamo, esploratore dei mondi sessuali, come dominatore sessuale. Che anche quello ho trovato molto, molto fatto Effetti. bene. In effetti è così, cioè è un film sul sesso, è un film horror violento sul sesso, molto particolare, che all'inizio sta questa cosa, insomma faccio un attimo una sinossi così, che c'è stata questa dottoressa che è una psichiatra e arriva un paziente che sta chiaramente fuori di testa, un giovane paziente, e lei comincia a seguirlo e il film si prende i suoi tempi perché noi poi cominciamo a scoprire un po' in maniera bizzarra pure chi è il padre, che c'è tutta questa situazione particolare, non si capisce bene cosa sta succedendo. La prima parte è un po' noiosa perché tu dici, boh, vabbè, cosa? Sì, è Io non avevo la. confusa, vero? Sì. Sì, cioè tu non. Ma forse è anche un bene, cioè nel senso perché poi dici, ok, la sorpresa ti arriva più forte perché tu non hai totalmente idea, cioè non ti viene dato nessun suggerimento di che cosa succederà, tu non hai assolutamente idea di quello che effettivamente è il cuore del film, è di Esatto. quello che succederà tante volte in un film, cioè si vede che comunque ci hanno ragionato di più di quanto sembri e il film viene mortificato tanto appunto dagli interni, dal budget, dal fatto che avranno girato velocissimamente, dal fatto che comunque hanno preso Heather Graham perché hanno detto vabbè, qua o prendiamo Heather Graham o tocca prendere una pornostar, capito? Cioè, serviva una che fosse disposta a fare. Quante volte fa sesso Heather Graham in questo film? 25? Parecchie volte si sì, lo fa anche Sì. da, diciamo, da protagonista, cioè, insomma, ci sono anche varie angolazioni della cosa, molto, È vero, molto, sì. molto ben fatte, devo dire. Anche se non si vedono nudi integrali, è comunque un No, film. ma diciamo che è suggerito Manco anche tette abbastanza. fondamentalmente si vedono, nel Però ci senso ci. sono delle scene, la scena della finestra che è molto spinta, diciamo, molto, molto eccitante da un certo punto di vista. No, sono fatto veramente bene. A me è vero che è confuso, ma è vero, cioè viene da pensare, ok, è stato fatto di fretta, appunto, oppure è stato tutto pensato, ma in entrambi i casi, secondo me, funziona molto bene questa, diciamo, supposta confusione. Con quello che viene Sposta dopo. in che Adesso il senso? finale si delira quasi, nel senso si delira, nel senso graficamente, cioè c'è gore estremo e lì Sì. finiamo direttamente dentro Reanimator e È seguiti con proprio due punti. il tipico, cioè veramente un film di quell'epoca lì, cioè From Beyond, Esattamente. insomma, sì. Ma Cioè poi con la quel cosa tipo di di Stuart Gordon, no? Di soddisfazione. far vedere il sangue, le viscere proprio chiaramente in un ospedale, con le luci dell'ospedale, le pareti bianche, sai, proprio non si nasconde nulla, sei là e non puoi evitare di vedere. Quella è una cosa che è geniale di Stuart Gordon. Sì, Era, perché insomma, anche poverino è mancato, girato tra l'altro. in maniera simile. Ma infatti Stuart Gordon era un. È capitato di una volta di conoscerlo anche, che è una persona, cioè, veramente a un livello più alto come regista. Non so se tu hai visto i suoi ultimi film. Stack, tu dici, vero? Stuck, È e un ce n'era anche capolavoro assoluto quello là. un altro. C'era Stuck, aspetta, come King si chiama of quello? Ants, forse dici te. King of Ants, Come? può essere? King of Ants. Ah, King of the Hands, anche sì, era un bel Sì, film, era sì. Ecco. bello anche quello, sì, hai ragione, sì. Comunque lui aveva un po' insomma, dimostrato un po' un Paul Schrader dell'horror, nel senso che lui aveva capacità registiche notevoli, veramente notevoli. Però, insomma, è ricordato per questi film, è bello vedere un film che sia un suo, come devo dire, un omaggio sia a Stuart Gordon che prenda queste bellissime attrici. E secondo te come l'hanno convinta Heather Graham? Perché comunque, secondo me, Heather Graham ha detto: no, io non mi spoglio,
però devo fare 200.000 scene di sesso, ma pure se lei è molto disinibita, è assolutamente ingorda e tutto quello che è, però comunque non è che uno, cioè è una pornostar, capito? Gli devi dare una motivazione per convincerla. Potrebbe anche essere semplicemente hanno un po' giocato con la vanità, nel senso che nonostante l'età fa una parte che alla fine potrebbe essere quella di una quarantenne, e che appare comunque bella. E poi anche c'è da dire che comunque lei ha fatto un sacco, quasi tutti gli attori di questo film hanno una carriera enorme, cioè non come magari attori primari, ma si parla di quasi, beh, Heather Graham, di più di un centinaio di film, anche gli altri mi pare, e anche perché adesso sono attrici che erano molto famose, molto comunque conosciute più negli anni 90, adesso forse un po', diciamo, il loro stanno un po' tramontando nella scena, quindi questo film, secondo me, nonostante il budget eccetera, è abbastanza dignitoso. Ci sono cose che hanno fatto recentemente che sono, insomma, piuttosto, insomma, alimentari, come si dice, no? Ma questo film io trovo che abbia una dignità, perché no? Poi comunque la protagonista, insomma, è un ruolo primario che le danno. Sì. Allora, una cosa che mi sono ricordato, sì, il film che un altro film che volevo citare di Stuart Gordon è Edmond, con William H. Macy, scritto da David Mamet, niente poco di meno che è un altro film molto figo, che è il suo penultimo film prima di Stuck, che consiglio di vedere. No, volevo dire, secondo me il fatto gli hanno detto, però guarda che tutti diranno che sei stata bravissima, perché è una parte molto complessa, nel senso che loro, gli attori principali del film, devono interpretare più ruoli, più molti ruoli. E adesso a 15 minuti vi possiamo sputtanare senza pietà il segreto tutto, del film. Tutto il film. Tutto. Esatto. Noi vi diremo tutto su sto cazzo di film. Bastardi. Sì. Allora, perché? Perché praticamente cosa succede? Cioè, un certo dopo una scopata, perché questo non si sa perché scopano, però non è che il padre se ne sarà scopato, però cos'è che succede? Ovviamente tutto legato a Lovecraft, tutto legato al Necronomicon, tutto legato alle creature senza nome che albergano all'interno degli esseri umani. Esatto. E che è successo? E cercano come diventare carne. Praticamente c'è, appunto, come hai introdotto te, lei conosce un ragazzo che si chiama As, giovane, che ha un problema in famiglia, che dice che, insomma, che sembra quasi che venga abusato dal padre sessualmente, e alla fine si scopre che questo tipo di abuso è una sorta di possessione demoniaca, possiamo definirla, e abbastanza presto col minutaggio si vede appunto come lui diciamo cambi, quasi come fosse uno schizofrenico paranoide. Infatti la prima diagnosi che dà la dottoressa, appunto, è di schizofrenia paranoide, ma in realtà lui viene semplicemente posseduto da questa entità lovecraftiana che è perversa, sadica, che mi ricorda molto quel film di cui abbiamo parlato, tra l'altro. Ti ricordi quello che ti è molto piaciuto? Come si chiama? No, Nefarious. Sì, devo dire che... certo, Nefarious secondo me è molto meglio. Ma sì, a me ha fatto pensare anche a quell'altro episodio della serie lovecraftiana di Guillermo del Toro, no? Il cabinetto del... Sì, il cabinetto del dottor Caligari. Che ci stava praticamente sempre da Lovecraft quel racconto in cui facevano l'autopsia e la creatura passava, no? Da una all'altra, che quella è veramente pesantissima. Sì, era visivamente era terrificante, ha ragione. Sì. In questo caso supponiamo che la creatura passi per canale... cioè non lo so come si trasmette, però comunque ha una formula magica che dice che sì, è un po' come la bambola assassina, no? Che quello si trasferisce da una persona all'altra, e si trasferisce il demone, prima si trasferisce, cioè nel ragazzo, poi si trasferisce dentro di lei temporaneamente. Sì.
E qui il film diventa la versione horror di Nei panni di una bionda. Hai mai visto quel film Nei panni di una bionda? Sì, ma 1700 anni fa. Però sì. Ti ricordo, un vecchio film in cui praticamente c'è un donnaiolo che gli piace andare a suonare il piffero a destra e a sinistra, fa come caspita gli pare, però insomma un incidente, una roba, muore davanti a Gesù Cristo, e dice: no, dammi un'altra possibilità, non posso morire adesso. E lui dice: vabbè, puoi, però devi far cadere ai tuoi piedi una donna e ti metterò un problema, te la renderò più difficile. Lui esatto. Si risveglia che c'ha la figa, praticamente. Esatto, che è una donna, anche una specie di legge del contrappasso, tipo non hai rispettato e adesso tu sei una donna. Invece per il demone di Suitable Flesh è una figata, perché nonostante lui, come si capisce, poi viaggi nelle ere, praticamente, cioè va da un corpo all'altro da tanto tempo, non gli era mai venuto in mente di entrare in una donna, e soprattutto esatto. Che donna, quanto è vero che fa ridere quando si guarda allo specchio. E comincia a palpeggiarsi, sì. Prima la si cosa tocca. Che pensano tutti, vorrei essere una donna per guardarmi in uno specchio, cioè quasi una barzelletta praticamente, sì. È vero. Fa le cose che farebbe un uomo se fosse una gran figa della Madonna, insomma, quindi le... 3 minuti, tipo, cioè, anche quelle... E tra l'altro si comporta, cioè nonostante, ecco, questo rende la cosa divertente, perché fa delle cose che sono cafonissime, cioè proprio il comportamento di lei, che di lei, lui, del demone, di quello che è, insomma, perché io per tutto il tempo pensavo, ok, lei adesso è il vecchio. Io pensavo, il vecchio è padre del... Però in realtà non è il vecchio, non si sa manco che cos'è. No, cos'è, se non è, cioè lui è ed è tutto perverso, cioè sto film meritava più soldi secondo me, sì, ma non è, vabbè, a me è, sai che è anche il tocco del male, ecco il tocco del male, il film con Denzel Washington, sì, è simile, e quello è un film che c'ha un budget che gira, solo che lì non ci hanno pensato di farlo entrare in una donna, qui la cosa figa è che, cioè, poi loro si interpretano a vicenda, poi ci hanno anche ragionato come fare a renderle questa situazione divertente, e c'è quella scena della chiamata, di quello ammanettato, tutto, insomma, ci sono varie situazioni, no? Cioè, si capisce che loro allora, appunto, è un cliché sta cosa, perché comunque, che ne so, la cosa, che ne so, l'alieno, c'erano tanti film che ci hanno sapore, c'era un... che cazzo ne so com'è che si chiama, Sotto Shock, c'era pure un Venerdì 13 che era così. La possessione, ce ne sono, sì, centinaia. Sì, però qui hanno detto, ok, allora giochiamoci in maniera figa con sta cosa. Quindi di far saltare da una parte... interpretazione atipica anche di questa trasmigrazione della personalità o comunque dell'anima, chiamiamolo come vuoi. È una cosa che comunque c'è dalla... Trasmigrazione dell'anima è un concetto che c'è ancestrale, però qua lo fanno in una maniera direi originale, no? Non trovi? Cioè, sì, puntano perché... molto più sulla carne, proprio come dice il film. Sulla carne si salta da una parte all'altra, salta, non so qual è il fine alla fine di questo demone, cioè di rovinare la vita alla gente, no? Perché sì, questa cosa che dopo 3 volte che il tuo corpo viene posseduto, poi lui rimane, tipo una cosa del genere. Poi non è neanche molto chiara questa cosa. Perché in realtà non vuole mica rimanere lì. No, infatti, appunto, è un po' una contraddizione, però vabbè. Però vuole rovinare la vita, cioè appunto è cattivo, cioè è il classico... È dispettoso, è cattivo, è crudele, è sadico, certo, sì. Quando lascia il appunto c'è il ragazzo Asa ammanettato e non è posseduto, lui si sveglia in una cantina in preda al terrore, non sa come liberarsi, poi quando riviene e viene riposseduto dal demone, il demone si alza e in un attimo prende la chiavetta delle manette, perché lui sa che sono là, cioè questa è proprio una cosa quasi ironica, tipo veramente. Sì, no, ma lì sinceramente ci avevo pensato, scommetto che tanto sa, quello là sa benissimo. Sì, certo, sì. Gioca con questa cosa lui, sì. E poi si diverte, cioè a livello sessuale lui, nonostante siano anni che fa questo, è vero, è strano, poi lui dice anche tipo, sì, adesso siamo nei tempi che la donna ha un altro ruolo e quindi è come dire il futuro è donna praticamente, gioca su questo. Non ci avevo pensato, è vero.
Cioè, si rende conto di essere più potente nei panni di una donna. Esatto, sì, ti viene in mente anche la società matriarcale, tutto, e lui dice, ok, adesso mi piace più così, è meglio, no? Dice anche, a un certo punto dice anche è meglio così. E lei, appunto, come dicevi tu, giustamente, ci sono gli attori che si trovano a recitare due ruoli completamente diversi, quasi opposti, e lo fanno bene. E Asa, appunto, Judah Lewis, lo fa veramente bene, secondo me. E beh, è fondamentale che lo faccia bene. Poi, invece, l'attore Eddie, non mi ricordo il nome, secondo me lui non è un granché. Ecco, l'unica parte che secondo me, che a mio parere non è stata molto efficace, è proprio il personaggio di lui, del marito di Heather Graham, insomma. Sì. Anche perché... del marito, secondo me a lei hanno chiesto comunque, guarda, ti facciamo fare sto ruolo, è figo tutto il resto, e l'altra cosa, i due protagonisti maschi che ti devono mettere le mani addosso in tutte le maniere possibili, ma già te le scegli tu. E lei, cioè, perché comunque io non può essere, cioè, guarda, sinceramente uno non può essere pagato per palpeggiare quella situazione lì, cioè, a meno che non sia Jack Nicholson. Infatti, sì. Non è carino. No. Non è giusto. No, e poi ricordiamo che l'altra Daniela, Barbara Crampton, è una super amica di lei, anzi sono proprio amiche per la pelle, hanno anche un tipo di saluto tipo Boy Scout, e questo è anche molto importante perché è un po' l'escamotage. Perché chiaramente in queste trasmigrazioni di personalità il demone si impossessa delle persone, non sa quasi nulla delle persone, però quando gioca tra una dottoressa e l'altra, adesso vabbè, zona spoiler, allora ci sono dei trucchi che fanno le due dottoresse a seconda di chi è posseduto, di chi non è posseduta, per riconoscere l'altra. È un po' puerile come cosa, ma cioè, secondo me funziona bene, soprattutto nelle situazioni limite che ci sono negli ultimi, mi pare, 20 minuti, che poi diventa appunto un bloodfest, una festa di sangue praticamente. Sì, poi la situazione si scatena. Effettivamente, però è molto anche estremo, cioè veramente mi ha dato la sensazione di quei film che guardavo da ragazzino che affittavo in videoteca, cioè con Bravissimo, quella esatto. volontà di fare horror, però, sai, compiaciuto, violento, ironico. Sì, hai ragione, esatto, anch'io ho pensato quello. Ci sono ingredienti infilati dentro, nell'insalata, diciamo, e che dici, così ho portato a casa il film, no? Però, cioè, è fatto comunque bene. Esatto, sì, sai, è come, adesso non è un paragone un po' da prendere con le pinze, però è come i grindhouse, i drive-in movie che c'erano negli anni 60-70, tipo I Eat Your Flesh, I Drink Your Blood, quei double feature, che bastava infilarci dentro un sacco di sangue, qualche effetto del cavolo, e il film era fatto. Qua sembra quasi un film tra gli anni 80 per certi versi e gli anni 90 per quanto riguarda un po' le scene di sesso, fanno, cioè, gli ingredienti sono lì, sono mescolati e funziona, secondo me. A mio avviso funziona. Non è considerato un gran film se si legge in giro, ma a me è piaciuto e ha intrattenuto, nonostante le 2 ore. Il minutaggio non è, insomma, non è un filmetto da 90 minuti, a parte l'inizio che effettivamente parte un po' confuso, ma poi a me ha tenuto attaccato. Non ha annoiato mai, quasi, a parte sia appunto l'inizio un po', ma se no funziona. Alla grande copertina che mi ha ricordato che la copertina è fuorviante quasi, la locandina sembra quasi un film di Fulci, tipo l'aldilà, sai? Sì. Tipo, solo che non c'entra niente, però, insomma. No, ma Ah, hai secondo visto il me, trailer per anzi, caso? Il trailer è eccezionale perché è un non l'ho trailer visto. l'ho visto per puro caso, è un trailer anni 80, tipo, non so, il regista No, Peter Graham. devo Sì. mettere il trailer a Il questo trailer è punto. quello di 2 minuti, io ne ho visto solo uno, non so, è veramente fatto come nei trailer degli anni 80. Mi ha veramente stupito tantissimo. Cioè, è un trailer non del 2023, Sweet Flash Trailer. Questo qui. sì, credo di... No, quello, il terzo. 0,59? Credo il terzo. Sì, ah no, allora no, il primo, scusami, è il primo.
Vediamo. Shudder. Vedi lui? Sì, è È questo. tremendo il settaggio. Sì, è terribile veramente. Se il trailer è così old style. Poi quando c'è il voiceover è tremendo, eh? Sì. Si vede com'è un po' melenso, è molto anni Sì, 90 il trailer, sì, molto molto. E ci sta anche, perché alla fine non è un sì. Lui è film. bravo il rattore, ecco lì, quella parte lì Camone è bravissimo. Sì, poi hai notato come infilano a forza, quello mi ha fatto divertire per capire che siamo nel 2023, appunto, che c'è lei che mette l'indirizzo del ragazzo e Navi dice ti porto nella via tale tale numero così. E allora c'è cioè, un po' messo a forza, perché in realtà il film, se togli gli smartphone e due o tre cose, potrebbe essere tranquillamente un film del 92 o 95, anche Oh, come ma sono vestiti, se ci pensi. Cioè, vedi, tra l'altro sembra una telenovela in certi punti, anche adesso, tipo col foulard, tipo il bicchiere di whisky, tipo. Qui mi ricorda anche tipo i film tipo The Secretary oppure anche un po' Boxing Elena a volte, oltre ovviamente Aiuto da The Dentist, quelle cose là, insomma. E c'è un po' di amore per quello boxe nere mi faceva cinema. arrapare tantissimo. Sì, c'è un po', si vede proprio l'amore per quel cinema, diciamo, di serie B in un certo senso, come può essere appunto qualche film di Aiuto, per esempio, o anche qualcosa di Gordon. Che però veramente, ecco esatto, qua si vede proprio il cadavere che si muove per il pavimento, queste scene sono totalmente reanimato. Sì, è vero, Veramente. guarda, il film, hai assolutamente ragione, cioè il film nella primissima parte, cioè all'inizio, fa veramente cagare ed è molto facile che chi lo prende così a caso dirà, Madò, che sta roba, e chiude subito. Però invece regala, secondo me forse ci doveva essere una scena, però sai, è meglio, non lo so. Perché magari una scena iniziale avrebbe rischiato di far capire quello che succedeva. Perché io, non avendo visto il trailer, non sapevo proprio niente di che cosa trattasse il No, no, film. E nemmeno io, nemmeno io. Io anche l'ho visto a scatola chiusa totalmente. quindi così funziona ancora di più. Infatti, chi sta guardando questa live, ovviamente non guardatelo, cioè, no, guardatelo perché Telegram è buona. E sicuramente faranno il sequel, cioè io ho sentito tanta gente che dice questo è il film migliore, l'horror migliore dell'anno. Non è l'horror migliore dell'anno, No, ma questo no, ma è ti fa valido. capire che si sta tornando, signori miei, si sta tornando a fare il vecchio caro horror, perché la gente vuole vedere quello lì e poi è È ancora un divertente. mito se ci pensi. Sì, Poi, tra sì, sì. l'altro, sta tornando anche la moda anni 90, nel senso anche nel mondo della moda. C'è un ritorno anche della musica. Prima, cioè, stiamo passando dal revival un po' degli anni 80 e stiamo sfociando negli anni 90, perché adesso si comincia a vedere abbastanza chiaramente cos'erano gli anni 90 con Spring Breakers, cioè piano piano con certi film. Si vedono gli anni 90, prima non si riuscivano a vedere. È più difficile vedere il Millennium i primi 10 anni del 2000, come sempre ogni decennio, ogni epoca, però adesso gli anni 90 stanno tornando un po' alla ribalta. Secondo me questo film potrebbe essere anche in un certo senso, in certa parte un omaggio agli anni 90, forse. Sì, secondo me dovrebbero fare subito un sequel con sicuramente più soldi o più mezzi, con tutto quello che vuoi, e in cui si vedono più nudità. Cioè, chiaramente, ecco, nel sequel non ci può essere. No, Heather Graham sta in manicomio. Sì, lei in teoria, sì, in Sì, teoria quindi no, le due lei. protagoniste, cioè dovrebbe ripartire da lì come fa a uscire, scusate ragazzi, super spoiler, perché lei rimane chiusa in manicomio e poi quell'altro Però sai cosa? All'inizio, sta alla nel corpo fine, di
Barbara All'inizio Crampton. sembrerebbe che lei venga ammazzata, e dopo si vede che in realtà è rinchiusa, sai, tra virgolette, a vita in un manicomio. Quindi questo potrebbe essere anche un input per il sequel, sai, perché in Sì, lei teoria. che si deve liberare, poi chiaramente verrà riposseduta. Magari che Barbara Crampton morirà, perché comunque Barbara Crampton c'ha la sua età, non è che può fare sequel. Qui ne possono fare 3-4, cioè è un film che ha un tipo di successo oggi come oggi, che di questo ne fanno 4, persino 5 di sequel. Guarda che già stanno elaborando per fare Terrifier 4, Sì, tra Terrifier 3 l'altro ho visto 4. il 2 poco tempo fa, non Sì. male. Allora è un guilty pleasure, splatter brutale, gore, anche un Sì. po' silly, però è godibile, dai, alla fine. Io ho visto ieri il trailer di Natale di Terrifier 3, non so se l'hai visto. Ah no, il trailer no, lo guarderò allora. Lo vuoi vedere? Se vuoi. Ah, a proposito di film splatter, sai ovviamente che esce il, credo, molto in novembre, mi pare, il film di Eli Roth su Ah, Thanksgiving, quello. Thanksgiving. Sì, so già di qualcuno che lo ha visto, mi dicono, insomma, è un tipico film, cioè Beh. quel tipo di film lì, no? Anche, ma adesso va di moda sta roba qui, sì. Sì, ma è tipo un film da Rutti e popcorn, immagino, no? Nel Sì, senso. però insomma, il film sarà violentissimo. A me non piace quest'idea del tizio del Thanksgiving, Sì, però. sembra una barzelletta alla fine, se ci pensi. Questa è l'idea più stupida, secondo me, che è venuta fuori da Grindhouse. Io vorrei vedere Don't No, quello deve di essere un Edgar incubo. Wright. Quello è il Don't. trailer più, secondo me, più Sì, geniale. fedele Don't. a quelli, ai film. Perché ci sono un sacco di trailer così, sai che ci sono quelle raccolte di trailer Grindhouse, ci sono dei film, dei trailer che sono continuamente tipo Terror, Sì, però Pain, Skinamarin Blood. è così, cioè che non capisce un cazzo di cosa parla. Don't. Don't. È bellissimo. O anche quello di Rob Zombie. Sì, Ah, tra l'altro, ho visto Chilometro 31 di Rob Zombie. Che delusione mostruosa! O 31, no? No, no, no. Un sì, chilometro. 30, sì, insomma, Che orrore di vabbè, film. allora non hai visto, cioè è andato progressivamente peggiorando, purtroppo anche per probabilmente problemi di budget, cioè Rob Zombie comunque si può permettere di prodursi film da sé. E Sì. magari dice, vabbè, spendo, cioè si sarà fatto un po' il suo gruppo di produzione, cioè si sarà comprato la camera, tutto il resto, cioè quella roba lì e gira. Però il film mi ha veramente deluso. Vabbè, adesso non usciamo di tema, però. Sì, no, infatti, però questo qui invece ne faranno diversi, possiamo immaginare appunto che Speriamo. il Grampo poi verrà, cioè a sto punto, eh sì, perché non esiste più. Ecco, questa è la cosa interessante, che vengono eliminate le identità, quindi l'identità originale di Elizabeth non esiste più. No, 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 è morta. Cioè, no, è della in È teoria è morta appunto la perché è terza finita nel professione. corpo morente di quello, tra l'altro tremenda quella roba lì, Sì. e del ragazzo, insomma, Sì, il che lei lo ammazza facendo retromarcia con un SUV con la telecamera dietro, altro ammiccamento al 2023. È bellissima la scena che vedi proprio sì. che quella è Sì, fantastica, quella è quella è una figa, è bella idea. figata. È vero, è vero. Sì, quindi praticamente diciamo che Edgar Graham, per tutta la fine della sua carriera, finché gli regge, farà sta parte qui, e lei praticamente interpreterà sempre il demone e qualcun altro che entra dentro di lei al posto del demone. Magari sì, saranno bambini, tu immagini che caspita si potranno inventare, capito? Entra in un bambino, entra in questo, cerca di salvarlo. Sì, Ci sarà sempre, secondo me, l'elemento sessuale, ecco, quello è potrebbe senza. anche virare nel demenziale, speriamo di no, però sai, spesso accadeva Sì. anche tipo basket case, robe così, che poi insomma tanti, o anche quello, come si chiama, baby killer, tipo che sono diventati, sai, Ma cose la differenza oggi è che, ridicole. siccome gli effetti speciali sono diversi un po', anche se si fanno prostetici, però si fanno effetti
si splatter, ma meno grotteschi, cioè si punta proprio sulla violenza. È come se si fosse unito lo splatter anni 80, 90 con il porno, col torture porn, intendo, quindi con la violenza proprio crudele. Sì. Questo è Terrifier, e anche qui, voglio dire, nella parte finale, voglio dire, è pesantissimo. Che tu sai che la protagonista è rinchiusa in questo corpo ultramorente. Sì, sì. Sì, e si è sdoganato molto anche il livello di, forse anche, boh, è una cosa che mi ricorda, vabbè, tipo, cioè, alcuni film di Takashi Miike, no? Tipo Ichi the Killer, per dirne uno, sì, in cui la violenza è veramente efferata e brutale, cose che quando ha cominciato a, diciamo, al di là degli appassionati, comunque arrivare in Europa, il film di Miike era veramente un pugno allo stomaco. Adesso un certo tipo di violenza insistita, estrema, si è un po' sdoganata. Sì. Cioè, mentre sì, l'horror vedere, poi eravamo abituati negli anni 80 e 90 era più un horror splatter, sai, capito, esplose, capito, cioè non, sì, magari si, che ne so, Ash che si taglia con la motosega il braccio, però in realtà non era tanto basato sul dolore quanto sullo splatter, proprio sul, esatto, sanguinamento. Anche Reanimator stesso, che c'è appunto questi morti rianimati che vengono fatti a pezzi, gli sparano, eccetera, ma qui nella scena appunto dell'ospedale è proprio cattiveria, perché tu pensi, è anche crudele, è anche triste, cioè c'è della sofferenza, c'è un livello di sofferenza nei personaggi che è estremo, no? Finire in un corpo di una persona martoriata a colpi di retromarcia, tipo contro un muretto, che comunque ha la maledizione di rimanere in vita grazie al cervello, no? Una cosa pazzesca. Mi è piaciuta molto la scena della pistola, anche. E quando spara la guardia, vuol dire? Che si mette, sì, lei, che praticamente il demone gioca un po' con questa cosa qui, no? Prima lei prende la pistola per difendersi, ma non uccide nessuno, poi, cioè, e tu pensi, cazzo, ma la povera guardia non sta capendo niente di quello che sta succedendo. Sì, infatti, tra l'altro, e tu ti immedesimi con lo spettatore e dici, oddio, ma ti trovi spaesato in una situazione di chi ti puoi fidare. Sì, io pensavo, sì, che non li sparasse nemmeno, invece li spara proprio più volte in faccia. Giustamente, tra l'altro, deficiente, spara tutti e 6 colpi, io proprio li ho contati. Sì, cioè, ormai la sceneggiatura fa uno, ok, questo, allora questi sono già 2, 3, 4, 5. Quando lei punta la pistola sapevo già che avrebbe fatto cilecca, perché aveva già fatto tutte le cartucce, detto, ma scusa, potevi sparargli già una volta in testa a quello e ammazzare lei. Esatto, e poi tra l'altro, a differenza, nonostante richiami molto i film anni 90 o anche 80, i colpi finiscono, no? In quei film in genere i colpi non finivano mai, penso. Almeno adesso c'è una ratio dei 6 colpi in un tamburo. E poi anche è divertente quando il Asa, però posseduto, ammazza il vecchio, il presunto padre, che poi non è il padre, e gli stacca la testa dal collo mentre la casa, le tende prendono fuoco, c'è la scena di lui con, sì, la testa che parla e c'è il fuoco dietro, allucinante, quello è molto teatrale. Quello veramente Stuart Gordon. Sì, beh, sì, sì, insomma, il film sicuramente lo consigliamo a tutti, questo è un, certo, film che vedranno tutti, ecco, questa cosa, certo, speriamo, senza, anzi, dubbio, ne faccia uno migliore, il 2 sarà meglio, cioè, la cosa che mi piace è pensare che il 2 sarà molto più figo, speriamo, Suitable Flesh 2 sarà molto più figo, e, senti, e poi invece vorrei parlare di questa cosa qui, che adesso, grazie alle intelligenze artificiali, è possibile in maniera molto facile prendere la testa di un'attrice famosa e metterla su un film porno. Interessante. Quindi tu puoi vedere le scene di cioè tu dici, ok, Edgar Graham, vorrei vedere. Ho letto un articolo su questo. Sì, che è un po', sì, il terrore, un po' anche dei, sì, no, ma alcune attrici famose che chiaramente sono vittima, sicuramente da Graham pure. Ti è capitato vittima di vederne qualcuno? Cioè, hai fatto bene veramente? Io conosco una persona che fa questa cosa qui. Ah, ok. Sì, ma in teoria, allora, a livello di mezzi tecnici non ci sono sicuramente impedimenti di sorta. Se lo fa da un bel po' di tempo, e magari era più complicato prima, adesso è diventato molto, sì, più adesso è facile. No, allora, più che altro si vedeva prima. Se tu cerchi, per esempio, un'attrice famosa, scrivi nuda oppure sesso a fianco, vengono fuori un sacco
come si dice, di montaggi, alcuni fatti abbastanza bene, che poi sai per Col ovvietà video, che... col video, E ecco, il video è più... Sì, infatti, allora, col col video è, video, però diciamo, è adesso si magia può fare quasi. anche col video. E facendolo anche col video, praticamente senti delle attrici che dicono famose che si lamentano perché dicono c'è cioè, diventata una cosa disgustosa, cioè, Sì. E veniamo messe, no? Insomma. poi soprattutto se si, perché spesso esageravano, esagerano, no? Chiaramente se vedi, che ne so, adesso Instagram. sì, che fa sesso con un asino, è chiaro che è una cazzata, però sai, se fanno, se mettono un'attrice che fa sesso con un uomo, oppure è nuda, oppure che ne so, fa qualcosa di autoerotismo, allora può essere anche un WikiLeaks, sai quando rubavano le foto, hanno rubato un sacco di foto di attrici Sì. famose. E si trova di tutto, insomma, ci sono anche Beh, io di però ho persone. scoperto che quelle cose lì le fanno anche sparire. Sai che è uscita recentemente la serie su Pamela Anderson, sulla storia con Tommy Lee, tutta questa Sì, storia non l'ho qui vista, che però so che è è stato uscita, sì. tremendo. No, non è male, è bella, insomma. E Seth Rogen fa il personaggio che ha rubato la videocassetta e l'ha messa online, che è Dai, una Seth bella Rogen, parte. io adoro Seth Rogen, tra l'altro, come Sei personaggio. grande. Io un po' mi sta sul cazzo perché ha tradito James Franco, però vabbè. È Però no, mi vero. piace. C'è sta cosa qui che non è bello, cioè voglio dire, alla fine com'è? Vi conoscete benissimo, potete difenderlo. Fatto sta che comunque lui fa questa parte qui del tipo che ha fatto uscire fuori il video e lui si incazza perché poi glielo rubano chiaramente tutti, però il punto è poi questa cosa gli ha distrutto la vita a Pamela Anderson perché l'hanno trattata proprio malissimo, però alcuni sex tapes famosi delle celebrity sono spariti. Tra l'altro, ma com'è possibile che Pamela Anderson non ne ha uno, ne ha più? Cioè, non è solo quello con Tommy A questo non so, ma io so che quello con Tommy Lee è il più famoso, quello Lee. nella Sì, barca, però nella com'è baia. che questa ce n'è pure un altro con la serie recidiva? Alla fine bisogna anche vedere, sai, è molto sul limite di alla fine cimarsi anche sopra. Cioè, per esempio, i video famosi di Paris Hilton, che ce ne sono più di uno, non credo sinceramente che a lei abbia dato quel grande fastidio, anche perché in quel caso ha veramente, non dico rivitalizzato la carriera, ma ha dato una bella spinta, nel senso. Sì, no, ma poi è diventato pure un business perché quindi, ma poi per esempio ci sono casi come la wrestler Paige che lei aveva questi video, sai che ci sono le wrestler donne, no, adesso, e cioè che gli facevano proprio le batterie a questa e io ho visto pure un film su di lei. Che accennano a questa cosa, un minimo capito. Comunque, lei si è voluta ripulire la carriera e ha fatto sparire questi video, non si trovano più Questo è perché si. strano però. Però, per esempio, Daryl Hannah, sai, l'attrice, quella di L'Uomo Invisibile, per dirne uno, lei all'inizio della sua carriera Daryl Hannah è famosa pure come il driver in Kill Bill, soprattutto, no? Esatto, sì. Sì, lo so, pensa che mi volevo citare Splash una sirena manata, lì. Vabbè, che credo sia il primo film Blade assoluto suo. Comunque lei all'inizio della sua carriera, questo lo dice anche lei nelle interviste, ha fatto dei film di cui si vergogna, quindi non si sa bene se sono soft, probabilmente softcore o hardcore, non penso. Sì, ma Comunque, cioè, sì, e però quelli se sono è un spariti, lei li ha fatti sparire, quelli non si trovano, è una cosa incredibile che non si sì, trovano, compri i cioè. diritti e li fai sparire, capito? Dall'internet, cioè vuol dire che adesso in realtà si può. Cioè, se tu vai dai Thor, che cazzo ne so, e gli dici, guarda, ti faccio un culo così o ti... Cioè, questo ti fa capire che comunque se esiste la pirateria vuol dire che c'è un controllo. Poi ho visto anche dei documentari sulle nuove regolamentazioni del porno, perché come sai, tantissimi siti porno ci mettono delle mostruosità allucinanti, Certo, ma pedofilia. poi è un dedalo di cose che sono praticamente incredibili, però effettivamente riescono a togliere le cose dalla rete, perché sai, è sempre stato considerato che, sai, il grande terrore, no? Se il tuo ragazzo o la tua ragazza ti fa una foto nuda e ti mette online, tu sei spacciato a vita.
Tu hai mai messo foto online? No, però sai cosa credo anche? È vero quello che le puoi far sparire, però se sei una persona, un privato Sì. normale, non credo che riuscirai, hai la capacità di far sparire un filmato tuo, almeno che è chiaro, se si tratta di, come dire, di sesso tra minorenni è un altro discorso, perché c'è comunque un grande legale, Lì è un crimine, però sì. Ti ricordi Forza sì. Chiara? Guarda, te lo stavo proprio per dire, che dicevano appunto questa cosa non si potrà mai togliere, invece ho letto che non esiste più, non si trova assolutamente più. Cioè, ne parlo di fonti normali, di internet, di scaricare Intanto comunque materiale, lei è rimasta eccetera. Poi sputtanata, vabbè. là ci sono mille versioni. Io ho conosciuto un ragazzo di Perugia e mi ha detto che lei non ne frega assolutamente niente di questa cosa e quelle cose che dicono che lei ha avuto depressione e tentativi suicidi sono tutte cazzate. E a questa persona credo alla fine, perché insomma, Perugia non è New York City, sai, nel senso, se uno gira, nel senso, è dello stesso giro, conosce le persone. Sì. E ho letto una volta su un sito di un prete che diceva: avete rovinato la vita a questa ragazza. Già sembrava molto teatrale la cosa, e poi si è rivelata una. Cioè, chiaro Però che è ci una sono cosa stati casi terrificante. orribili Chiaro, in cui le chiaro, ragazze sono chiaro, chiarissimo. state, cioè io lo trovo una cosa immonda, e se conoscessi un Certo. tizio che fa una cosa del genere, una mia amica, gli spaccherei la faccia senza nessun problema No, e poi mi ovvio, ma è devono. anche una cosa che ha un, insomma, uno merita anche di avere comunque un problema penale per una cosa del genere. Poi sarebbe anche da vedere se quella cosa lì è stato un dispetto, se mette il pirla del fidanzato o è che l'ha messa online, cioè, vai a sapere. Cioè, all'epoca, sai, il confine, cioè, non era ancora Sì, così con chiaro. Winmix, Quanta cioè la gente che ha prima. fatto cazzate, infatti, che ha buttato lui e la sua ragazza, o lui da solo che si masturbava e l'ha messo online, tipo, figure di merda epocali. Tipo, chiaro che poi c'è gente che si è ammazzata, questo è anche vero, per ridere. Sì, insomma, voglio dire, c'è stato. Sì, Winmix era il mezzo con cui ha girato Forza Chiara, Sì. quindi vuol dire che la VHS ha girato talmente tanto che lì non era una cosa immediata poter mettere la roba online, assolutamente no. C'erano forum di discussione su quel filmato, leggevo all'epoca in Giappone addirittura, cioè robe pazzesche. Sì, Maggior ormai. ragione il Giappone che compra i peli pubblici. Sì, tra l'altro che sì, si sa, il Giappone è abbastanza estremo in certe perversioni, la Germania non è da meno, basta insomma vedere le filmografie dei film porno. Tipo, cioè, ci sono cose pazzesche a tutt'oggi, insomma, sia in Giappone che in A Germania. Berlino Cioè. vendono le, cioè è normale vendersi le mutande? No, quello no, però a Berlino il sesso è molto libero, nel senso che ci sono, tra l'altro c'è una rivista che si chiama Ex Berliner, che è una rivista Perché hai fatto quella roba inglese. con la testa? Hai Non lo fatto so. Boh. No, sì, perché la rivista è di là, l'ho pure guardata, anche se non la vedo. E praticamente un fotografo inglese che vive a Berlino è riuscito a fare dei servizi fotografici dentro i club più hardcore di Berlino e ci sono dei club pazzeschi dove tu vai là per fare sesso e qui tutto bene. E ce n'è uno che ha una stanza tipo imbottita, bianca e immacolata, tipo un manicomio. Un'altra che c'è una sedia tipo per l'esame ginecologico, c'è cose allucinanti, tipo, che Sono fanno anche stato in un morire da locale che ridere. si chiama Pussycat, se non sbaglio, Ok. No, al Kit e Kat sei stato tu, Kit credo, al Kat, Kit Kit Kat, Kat, sì. sì, che Kit ci Kat stanno i fanno delle fogomelici. E pseudo orge, diciamo, non così spinte, robe del genere, sì. come Quello è devono, uno dei co più cioè, famosi. in che modo devono, co come fanno a diventare spinte? Allora, quello è allora, è un locale che se tu cerchi in internet trovi dei video sui siti erotici che si vede quello che fanno. Lì non ci sono Sì, mi proprio ricordo che molti c'era obiettivi. la. Comunque la gente al bar nudo, Sì, nude. no, c'è anche una piscina dove tutti si buttano nudi. Però vicino a casa mia qui c'è il Fick and Dry House, che il Fick vuol dire fucking, scopare, che è praticamente una dark room che tu entri e puoi fare sesso là, proprio brutale, spinto per terra, sul pavimento, sui divanetti, e quelli sono locali solo per quelli. Poi ci sono dei crushing, ce n'è uno che si chiama crushing, che è un. Tra l'altro ci passo in macchina davanti, andavo a lavoro a volte al nord di Berlino prima e ci passavo tutti i giorni davanti, che è un fetish bar dove ci sono i personaggi tipo di pelle con le catene, eccetera, là c'è tipo bondage, che poi è divertente perché ti puoi trovare, cioè leggi, ti puoi trovare il direttore di banca o il businessman assieme a
al tassista che fanno delle orge, tipo. No, no, a Berlino è veramente la scena, diciamo, estrema, è molto, molto radicata. Cose legali, non c'è niente di illegale, è tutto Sì, alla certo. luce, non alla luce del giorno, alla luce del neon, diciamo, per definirlo. Ma ecco, ma secondo te non, cioè, la crisi economica del Covid, della guerra non ha portato un attimo di limiti a questo? O la No. gente se ne fotte e continua a fare come cazzo gli pare? Allora, il Senato di Berlino, cioè il Land di Berlino, hanno, quando ci sono stati quei 2 anni di pausa forzata dei club, discoteche, club, sono rientrati quei locali lì in un piano, diciamo, di sostegno che hanno finanziato, insomma, hanno permesso a questi locali di non dover fallire, in poche parole. Quindi sono rimasti tutti intatti come erano, perché la scena, sai, dei club a Berlino è così radicata, così una cosa che fa parte della città ancora da dopo, anche da prima della caduta del muro, che veramente amano quella scena e vogliono che rimanga tale, cioè vogliono preservare il Berghain, per esempio, il Panorama Bar, che è il più famoso al mondo, quello, a parte che quello non ha bisogno di soldi, perché comunque fa un sacco di soldi, ma quei posti vengono veramente preservati come fossero, diciamo, sono Monumento alla fine nazionale, aspetti, diciamo, sì, no? quasi degli aspetti socioculturali della città. È una cosa secondo me anche positiva. Tutto quello che avviene all'interno, come vabbè, uso di droghe, insomma, molto massicce, eccetera, viene tollerato proprio alla grande, come si dice. Diciamo che è un esperimento Berlino per cercare di fare una città dove Ethergram possa essere. Poi, sai cosa ti devo dire anche? Che poi c'è una cosa che gioca a favore di questa. È anche un po' la mentalità, un certo, diciamo, vivi e lascia vivere. Ci sono delle cose, delle realtà che forse in Italia o in Spagna, in paesi così, farebbero molta fatica a esistere, no? C'è una certa tolleranza anche del prossimo, che non è sempre bontà, può essere anche individualismo estremo da un certo punto di vista, che comunque fa sì che tu puoi entrare in un locale così e nessuno, sai, e nessuno ti rompe le palle se tu vuoi solo stare seduto a bere una birra. Questo me l'hanno detto in molti. Questa cosa, tu immaginati in Italia un locale così che va a una tifa e beve una birra, viene comunque massacrato, tipo, o comunque li sbavano addosso, sai, tipo nel senso. Sì, no, non Qui è penso però possibile che in che tu. Germania ovunque puoi fare una cosa del genere. No, 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 dappertutto no, però a Berlino sì, e comunque in genere c'è, cioè, no, no, chiaro, cioè, in Baviera, per esempio, il cliché è tutt'altro, no? Sono molto conservatori da un punto di Anzi, vista cioè, morale, mi sai, tipo. viene detto che già nella vicina Svizzera praticamente non si esce la sera. No, la Svizzera sì, no, infatti. Poi non so là quanto sono, a quanto va perversioni nascoste o meno, però è vero, sì, non c'è molto da fare, non si fa molto in Beh, e Svizzera se uno non quando vuole arrivi. andare in giro a fare le orge a Berlino, come fa? Ma no, ci sono, guarda che ascolta, i locali estremi così sono una parte minima, si conteranno nelle dita dei 2 mani, però poi ci sono una quantità di club di musica techno, minimal, che piaccia o no, hardcore, eccetera, che è infinita. Cioè, la scena techno a Berlino mi diceva un famoso, un DJ di musica blues, Airbnb, eccetera, pugliese tra l'altro, che adesso non mi ricordo più con cui lui ha suonato, comunque con un gruppo famoso italiano, e mi diceva che la scena techno a Berlino è praticamente l'85% e tutta l'altra musica è il rimanente. Tu a Berlino puoi uscire tutte le sere della settimana e cambiare 7 locali a sera senza nessun problema, cioè, in qualsiasi quasi quartiere, cioè. Cioè, praticamente tu puoi. Infatti, è una città per chi diciamo, non sa controllarsi per quanto riguarda droghe sintetiche, eccetera, che è estremamente pericolosa. Però c'è anche chi vive una vita normale. Certo, sì, chiaro. Cioè, c'è anche persone che odiano questa cosa a Berlino. Insomma, è una città, sai, ogni quartiere è come una piccola città qua alla fine. Kreuzberg, Neukölln, dove vivo io, ci sono la maggior parte, Friedrichshain, ci sono la ma maggior parte di questi fenomeni, di questi club. Sai, a Charlottenburg, l'opulento ovest, è molto. Ci sono anche là, attenzione,
alcuni locali, quelli di Sadomaso Crossing, sono proprio là, però è molto più nascosto, non c'è, sai, il casino dei club con le file fuori, la gente che butta le bottiglie per terra. E c'è il panorama, che era una roba allucinante. Quello è quello, dicevo prima, il più famoso, che è qua vicino, relativamente vicino a casa mia. Lì ci sono anche le star internazionali di techno che suonano, lì puoi fare tutto quello che vuoi dentro, però là dicono che non succede mai niente, cioè c'è un rispetto estremo del prossimo, solo che là io sono stato 3 volte là, ma sempre per altre cose, per dei concerti di musica classica che sono andato perché era allucinante, sembra di essere dentro il film Il Corvo, con questo cemento armato dappertutto, queste casse pazzesche, e poi c'è la musica classica. Però le feste techno durano dal venerdì fino alla domenica mattina. Pensa che ho un'amica svedese, che adesso lei vive di nuovo a Stoccolma, che lei andava la domenica mattina al Bergheim, al Panorama Bar, perché alla mattina non è un problema entrare, per ballare e fare ginnastica, al posto di fare jogging. Eccezionale. Bene, allora, Ethergram, Suitable Flesh di John Lynch, con Barbara Crampton... consigliato. Sì, grazie, sì, a tutti, sì. Grazie a Davide, grazie a te, ci vediamo alla prossima. Certo, ciao 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 ciao. Siamo ancora in diretta? Aspetta un attimo, sì, dice che siamo ancora, ci mette un bel